Questa sera presentiamo un vino che è dell'Oltrepò Pavese, un Pinot Nero, il Pernero, un vitigno che si è molto ben adattato nella zona dell'Oltrepò Pavese, che è una zona incastonata fra quattro regioni, nel sud della Lombardia, fra Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, e appunto posizionata nel sud della Lombardia. Una regione molto interessante, storicamente importante già dal tempo dei Romani per la viticoltura, ne parlava Strabone, ma nel 500-600 ne parlava anche Bacci, per cui storicamente importante, che propone vitigni interessanti che ultimamente hanno avuto una ribalta anche nella versione soprattutto spumantistica. Ma noi quello che affronteremo stasera, quello che degusteremo questa sera è il Pinot Nero, grande vitigno soprattutto di origine francese, ma che ha trovato un'adattabilità interessante e significativa in questo territorio. Assaggeremo un Pinot Nero giovane, fresco, annata 2011, dove risaltano appunto alcune caratteristiche di freschezza, di prontezza, di immediatezza, ma qualcosa da dire sui territori e sul suolo dell'Oltrepò Pavese. È un suolo abbastanza misto, alcune zone sono di formazione alluvionale, altre zone sono di formazione argillosa e calcarea, e notevole differenze rappresentano le diverse altimetrie. Andiamo da 0 a 200 metri fino a spingerci addirittura con delle catene montuose fino a 1700 metri. Zona, dicevamo, vocata per la viticoltura, il posizionamento delle vigne è prevalentemente in collina. Il vino che proponiamo, fresco, giovane, già alla vista propone tutte le caratteristiche del Pinot Nero, un vitigno che non ha tanta massa di colore, ma che risulta di buon corpo, di buona e piacevole vista. Al naso offre delle sensazioni fragranti molto significative, fini ed eleganti, con un rilievo che ricorda le fragoline di bosco. Ancora note piacevolmente aromatiche e qualcosa che richiama dei sentori floreali che possono essere appunto rose rosse. Alcune sensazioni richiamano delle piacevoli spezie, come possono essere dei sentori di chiodo di garofano, per un vino che non si presenta particolarmente corposo. Al palato, già l'anticipavamo alla vista, la struttura del vino non è particolarmente significativa, questo in virtù della gioventù. Il vino si presenta di buona entrata, si espande molto bene sul palato, bella freschezza, gradevolezza, è interessante per queste note di freschezza e con una struttura in alcol non troppo significativa, il che ne fa un vino adatto per essere abbinato ad alcuni antipasti e comunque nel proseguo del pasto, primi e secondo piatti non troppo importanti, non troppo strutturati. Certamente un prodotto che anche nei mesi estivi, abbassandolo un po' di temperatura, può trovare un ottimo gradimento e abbinamento con diverse pietanze anche di pesce.